Il piano segreto. Scommetto che lì conserva tutte le prove compromettenti nel suo ufficio della Alfist. Alfist, vabbè. Ok, ragazzi, prima di iniziare con la puntata, vi faccio vedere che ho sbloccato questi costumi. Questo qui, poi questo, veramente bellissimo. C'è il potere del costume, massimo volume. Praticamente, questa mossa speciale consiste nel riuscire a travolgere i nemici, come c'è scritto nella descrizione, con potenti onde sonore. Fa uscire dal nulla una chitarra elettrica. Insomma, con le onde sonore spazza tutti via. Tanto che una volta mi trovavo sopra un tetto di un grattacielo, sono volati tutti da su a basso, insomma, net. E poi questo che si sblocca prendendo tutti gli zaini. Peter! Se ora dirigi il Fist al posto del signor Lee, chi svolge il tuo vecchio lavoro? Io? Ma accetto volentieri una mano. Conosci qualcuno? In effetti sì. Si chiama Miles Morales. Perché mi sono familiare? Suo padre è stato insignito al municipio. Non gli ho parlato al funerale. È davvero uno in gamba, solo che è in un brutto periodo. Conoscevo anch'io un ragazzo così. Ricordo che cercavo il modo di tenermi impegnato. Può aiutare anche lui. È il numero di sua madre. Grazie. La chiamo. Per caso, hai sentito il signor Lee? No, perché? Curiosità. Ho qualche minuto libero prima del lavoro. Potrei dare un'occhiata in giro per vedere se posso fare qualcosa. Oh, non è necessario. No, ma ci tengo. Ti aiuto con le verdure? Ho imparato anni fa che sei più utile fuori dalla cucina che dentro. Ah, bene. Hai causato problemi, allora. Invece non è che sono un mago in cucina, cioè, so fare qualche cosa, però me la cavicchio in quelle poche cose che so fare. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man. Ciao. Grazie. Con voi Vincent e siamo qui all'ufficio di L'ufficio è chiuso. del Posso direttore entrare senza farmi Lee. sentire? Ovviamente direttore della FIST. Ma almeno non è che ti ha visto qualcuno, eh. Cioè, se ti ha visto Distanza qualcuno, di sei 5 miles. spacciato. Wow, cavi ad alto voltaggio. Cosa serve tanta corrente? Sì, lo capisco, ma Forse per io caricare tanti video su YouTube. e al momento non posso entrare. Richiamo io appena riesco a ottenere informazioni. Mannaggia. Ok. La Quindi stanza questo è di cui stai l'ufficio. raccontando deve trovarsi esattamente dietro all'altare. I genitori di Lee. E c'è una serratura nella cornice. Credevo che i genitori di Martin lo avessero abbandonato. Allora perché costruire un altarino? Nell'immagine sull'altare manca la foto. Il diario di Lee. Credo apra la serratura nel ritratto. Lee sembra combattuto. La parte di lui non vuole Ok. prendere questa strada. Aspettate un attimo. Che cos'è questo? È la storia di fantasmi che il padre di Martin gli leggeva da bambino, su un demone che poteva essere placato con l'equilibrio. Si direbbe un enigma. Per mille carrozzelle. Come funziona? Aiuto. Ok, no, no. È vero. Non ci avevo pensato però. Ma che posto è questo? Cosa nascondi, Martin? La maschera. Con le Lì vuole spade. estendere i suoi poteri agli altri. Come fa Martin a caricarle di potere? Induzione in più e lì ha un'ossessione per le maschere. Che sia un meccanismo di difesa psicologica. Forse doveva fingersi un altro per liberare le sue emozioni più oscure. E sotto ci sono altre armi. C'è delle falci. Lì, non vorrei dire, ma sei un pochettino pazzo, Divento ogni giorno più forte. La rabbia mi sostiene. Mio padre direbbe che ho smarrito l'equilibrio, ma lui non ha mai capito. Il solo modo per sconfiggere un mostro è diventarlo. sì, questa è la stessa foto.
dei suoi genitori che si trova sull'altare, solo che lì è normale, qui invece è negativo, proprio Mr. Negative. Ma questa è la cartella che MJ ha trovato alla casa d'aste. Questa potrebbe aiutarci a prevedere i piani di Lee. No, devo vedere quelle altre cose. La stanza prende fuoco per distruggere le prove. No, forse lo devo colpire 3 volte. Ah, ok. Sapete? Ah. Ecco. Se avessi scoperto la polizia, o zia Mary, non voglio sapere cosa sarebbe accaduto. Ma no, c'era quella cosa sul muro. Cioè, c'era da vedere quelle cose sul muro. Non esco da qui. E chi ci aveva pensato che sarebbe capitato questo? Peter. Signor Lee. Proprio a me stava ad aspettare. Non sapevo fosse in città. Trovato ciò che cercavi? Sì, me l'ho scordato una scopa, cioè, devo spazzare per terra. Sì, ma ripartirò a breve, devo solo recuperare delle cose dall'ufficio. Avrai saputo del municipio? Sì, una tragedia. Peter era presente, ha avuto fortuna. Da Osborne, eh? Non pensavo lo sostenesse. Beh, ciò che conta è che siate salvi. È vero. Wow, meno I criminali sono ancora liberi. E non sappiamo cosa progettano. Non penso che tu o May abbiate nulla da temere. A patto di stare alla larga dai luoghi pericolosi. Beh, devo andare. Tu come fai a dirlo? A lavoro ultimato. E cos'è questo lavoro ultimato? Su cosa consiste, caro mio? Caro il nostro Lee. Vedi. Chiamata Fess. Pericolo. Aspetta, no. Ma sbaglio ci ha scoperti, eh? Io temo proprio di sì. Ma che... Cioè ci ha avvisati, però non so come andrà a finire. E l'abbiamo pure perso, va? Tanto per farla breve. Oh, finalmente il sole. Dopo 2 giorni saranno stati di nuvole. Intanto livello 19. Ok, un punto abilità. Non so se con questo punto abilità... Finalmente ho le prove. Corri al Feast Center di Chinatown. E cosa dovrei trovare? Una simpatica signora di nome May Parker. E strani reperti nascosti nell'ufficio di lì. Ma non è tutto. Salve, giochiamo a pallacanestro? Quanto? Ancora non lo so. Beh, dai, tutti seduti. Ci arrivo io. Sembra pericoloso. Ah, forse lui vuole giocare a pallacanestro. Ehi, ciccio, vuoi giocare a pallacanestro? Vieni, vieni, vieni. Vieni qui, per favore, vieni. Vieni. Ah, no. Controlliamo il suo ufficio. Se le prove sono solide, diramo un mandato di cattura. Dai, però, nessuno vuole giocare a pallacanestro. Faccio canestro da su. No, questa devi sentirla. Ma aspetta, perché stai bisbigliando? Ora sono impegnata. Che ne dici di parlarne a cena? Facciamo da me? Ah, ok. Cucino io se vuoi. Fantastico, a dopo. Aspetta, ricordi che mi parlavi del famoso tocco malefico di lì? Credo di averlo appena visto in azione. Quel furgone. Cosa? Un gruppo di amichevoli senza tetto mi ha attaccato senza motivo. Il problema è che avevano tutti gli occhi scintillanti. Yuri mi ha detto qualcosa di simile sulla guardia che ha liberato Shocker. Quindi Shocker lavorava per lì. È tutto collegato. E c'è dell'altro. Ma ne parliamo a cena, ok? Certo, a dopo. Cena. Cosa preparo? Non lo so, me lo devi dire tu. Pollo arrosto? Con patatine? Salve, Doc, come va? Parker, o buone notizie, vieni in laboratorio. Intende ora? Non lo so. Ci siamo finalmente. Vieni, ho qualcosa da mostrarti. Forte, ma avrei programmi per cena. Posso passare più tardi? La cena può attendere, resta a bocca aperta. Ok. Arrivo, se significhi che ho di nuovo un lavoro. Magari potrei farci un salto.
Inoltre, non so se l'avete mai, se ci avete mai fatto caso. Penso che alcuni di voi ci avranno fatto caso. Queste torri sono tutti di marca Dell nella vita reale. Quindi è una ricreazione delle torri dei computer di marca Dell, una marca molto potente. Piccola curiosità. Ehi, dottore. Ciao, Peter. Un attimo e sono da te. Wow, guarda qui che roba. Sta vedendo un suo logo, insomma. L'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Mi fai venire in mente qualcosa, caro doctor. Pronto? Tutto bene. Accidenti! È tutta colpa tua, Norman, dannato figlio di... Immagino che non avrà il suo voto. Scusi, faccio pessime battute nei momenti meno opportuni. Non era male, Parker. Sono io che ho esagerato, in verità. No, tranquilli. Si fermi. Qui sistemo io e preparo tutto per un altro test. Ascolti, scusi la domanda, ma tra lei e Norman non corre buon sangue? Eravamo colleghi al college, siamo diventati amici. Abbiamo fondato un'azienda. Volevamo entrambi cambiare il mondo, ma in modi diversi. Ma si riferisce alla Oscorp? Viene anche da me il nome Oscorp. All'epoca ci chiamavano i due O, gli Os. Aggiungi Corp e beh, il gioco è fatto. E che accadde? L'ossessione di Norman era la genetica. Ha avviato un progetto che io non ritenevo etico. Beh, è finita in tribunale. Ho chiesto una liquidazione, ma i soldi non sono durati. Da allora vivo di finanziamenti. Se questa idea non funziona... Ma no, vedrà. Provo a sistemarlo io. Preparo il caffè. Effettua una verifica sull'unità di controllo. Potrebbe essere in corso. Aspetta, è vero, sta anche questa parte. E allora... facciamo un attimo così. Non c'era bisogno di toglierlo quello, ma vabbè, facciamo sempre le cose in più. Vi giuro che queste cose, le prime volte, non l'avevo per niente capito. Dicevo, ma come caspita è sto coso? Poi ci ho pensato e ho detto, ecco com'è. Cioè, era tanto semplice questo, così. E a posto. Tutto bene. E l'onore questa volta. Ah, quindi se lo spacco io i cavoli sono i miei. Bene, anche se non dovrebbe andare in questo modo, dovrebbe andare tutto liscio. Ci siamo. E ora l'interfaccia neurale. È molto lavoro da fare da solo. Ce la farà? Credo di no, visto com'è andata oggi. Io sono ancora disoccupato. Ma i fondi sono... Lo so, non importa, troverò un modo. Non contano i soldi quando cambi il mondo. A un mondo migliore. Oh, hai fatto un brindisi con la mano meccanica, con il braccio meccanico. Dottore, devo andare. A dopo. Non preoccuparti. Dove stai, io?
Dottore? Ah, eccoti. Anche se potrei vedere ste cose. Ma sì, dai. Cioè, il dottor Octavius direbbe: oh, meno male che te ne devi andare. Anche se volendo queste cose le potrei fare da solo. Cioè, nel senso, senza registrare. Perché questo, tutte cose, per così dire, secondarie. Vabbè, abbiamo fatto qualche cosa, visto qualche cosa. Ora ce ne dobbiamo andare. Ehi, scusa, ho perso la chiamata. Ci sei per cena? A cena? Sì, certo. Ti avevo chiamato per un altro motivo, ma d'accordo, ne parleremo a tavola. L'offerta di cucinare per te vale ancora? Ah, sul serio? Beh, il rischio è il mio mestiere. Sono ancora fuori, ma passo al supermercato e ti avviso appena rientro. Perfetto, a dopo. Cena a casa di MJ. Aspettative al minimo. Questa volta non posso fallire. Mi renderò utile mentre attendo la sua chiamata.